Penso abbiate già sentito parlare di EcoFriction, la nuova tecnologia di materiale d'attrito sviluppata da Federalmogul per venire incontro alle esigenze dei costruttori di veicoli, sia in termini di performance del prodotto che in termini di rispetto delle legislazioni presenti e future sul contenuto di rame nelle mescole dei materiali d'attrito. Questa nuova tecnologia è già fornita da Ferodo per il primo montaggio, per il ricambio originale e per l'aftermarket indipendente. In occasione del lancio massivo sull'aftermarket italiano, abbiamo pensato di far provare a voi direttamente le performance del prodotto. E quale occasione migliore di un test su veicolo, dove potete testare voi stessi le performance di Ferodo EcoFriction. Il test viene eseguito equipaggiando le vetture con una serie di sensori che rilevano lo spazio di frenata della vettura che intercorre dal momento in cui iniziamo a premere il pedale del freno fino al completo arresto della stessa a una velocità di 100 km/h. Al termine, attraverso un apposito software, scaricheremo questi dati e li commenteremo insieme. Il test di frenata che faremo oggi, chiamato MS, è un test richiesto dai costruttori dei veicoli per l'omologazione delle pastiglie freno. Utilizzeremo delle Fiat 500C 1200 a benzina equipaggiate col materiale originale di produzione Ferodo e il nuovo materiale Ferodo EcoFriction. Questa prova viene effettuata con vetture equipaggiate con pastiglie e dischi nuovi, cui è stato effettuato il corretto rodaggio. Il rodaggio consiste in una serie di circa 200 km di frenate a basse pressioni sul pedale del freno, evitando frenate brusche e violente. Ognuno di voi adesso salirà in auto accompagnato da uno dei nostri collaudatori che vi darà tutta l'assistenza possibile. Dopo aver allacciato le cinture, ci rechiamo all'inizio della pista e posizionata l'auto nel rettilineo, iniziamo l'accelerazione fino a raggiungere una velocità di circa 110-115 km/h. Dopodiché, posizionando la leva del cambio in folle, effettuiamo una frenata estremamente violenta fino al completo arresto della vettura. Ripeteremo questa prova altre due volte fino alla fine della pista. Dopodiché rientreremo al punto di partenza a una velocità ridotta di circa 50-60 km/h, evitando frenate brusche. Al termine della prova l'auto verrà lasciata ferma per il necessario raffreddamento dell'impianto frenante, che verrà monitorato attraverso un apposito display. Entrerà subito dopo la seconda vettura equipaggiata con l'altro materiale che ripeterà nuovamente gli stessi test.